Annalita De Camillis e Luana Verna, rispettivamente regista e aiuto regista di questo presepe vivente che state organizzando qui ad Ortona in località Villa Grande. Come verrà articolato? Che cosa state preparando? Allora, stiamo preparando un presepe vivente itinerante che muoverà lungo la parte vecchia di questo piccolo borgo e rievocheremo dapprima l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna, poi Maria che incontra Elisabetta e poi ci sarà questo lungo cammino faticoso incontrando bottegucce, rievocando antichi mestieri e lungo questo percorso che ha come meta finale, ecco, la grotta che abbiamo allestito di fianco all'altare, poi ci sarà una volta proclamata la nascita di Gesù ci sarà la messa finale, insomma, della vigilia. È Tutto questo stato in un bello, sì, è momento. stato molto bello organizzare dopo alcuni anni questo evento, non si faceva più da alcuni anni. E dobbiamo ringraziare il Comitato Festa che è stato il promotore, l'organo travolgente, direi, più che coinvolgente di questo evento, che è riuscito appunto a coinvolgere tutti i gruppi parrocchiali e il circolo culturale, quindi consigli, affari economici, consiglio pastorale, il circolo culturale, il coro e tantissima gente che ha partecipato con entusiasmo a questo evento. Quindi Quindi, sarà sicuramente di grande suggestione, tra l'altro proprio sì, la notte, perché il Renata. borgo, come ho detto, è antico e si presta. La notte sarà illuminata da fiaccole, ci saranno appunto questi antichi mestieri che riporteremo un po' a conoscenza dei ragazzi e dei giovani. Ma la cosa più bella, come stavo dicendo, è stata proprio questa partecipazione. Saremo più di 60 tra figuranti e attori improvvisati. Perché lo spirito natalizio ha bisogno di questo, ecco, senso di appartenenza ad una comunità che va alimentata e mai come quest'anno siamo riusciti a Ad riscoprire aggregare, questo, ad insomma. aggregarci con entusiasmo, con allegria e con un senso veramente di partecipazione che non abbiamo mai avuto in passato. Vuole aggiungere qualcosa come vice Ma la regista? cosa. L'orario, magari ricordiamo L'orario qua. è dalle 22 in poi per le vie del paese. La cosa bella che, diciamo, piace a tutti è appunto il coinvolgimento di tutta la comunità parrocchiale e anche, diciamo, i dintorni. Siamo riusciti a mettere insieme tutti quanti dopo anni, veramente, come ha detto anche Annalita. Avremo un bambinello vero, l'ultimo nato nella nostra comunità, che ha anche lui, pur avendo qualche mese, ha un messaggio da dare. È un bambino che porta il nome dello zio, che è un ragazzo che ha lasciato troppo presto questa comunità. E quindi ha un messaggio di speranza, di rinascita, che ci ha commosso e che vuole essere un augurio per tutti, un Natale di rinascita e di speranza per tutti.